Con la premessa che purtroppo tutte le volte che accade una tragedia noi ci piangiamo addosso e iniziamo a dire, con le dichiarazioni che ho anche visto, legittime, allora domani mattina faremo di tutto per metterlo in moto. Io divento ministro, lo dico perché è la tipica storia italiana. Sul MOSE grandi discussioni, potremmo Sì. riaprirle oggi, serve, non serve, Sì, perché c'è poi l'ambiente, una parte sì, no, voglio di dire, gli persone che dicono ambientalisti non contro servirà quelli che nulla. dicono che serviva, cioè grandi discussioni. Sì. Va avanti. Nel 2013 divento ministro, nel 2014 andiamo a Venezia a fare una conferenza stampa e un incontro con il presidente Zaia, che è ancora, e il consorzio Venezia Nuova. I lavori erano avanzati, avevamo accelerato dal 2013 al 2014, finanziando tutta l'opera intera, con altri 400 milioni erano arrivati all'87%. Firmiamo un accordo, stabiliamo e stipuliamo un accordo col Consorzio Venezia Nuova che i lavori devono essere conclusi nel giugno 2016. 2016, 16. quindi 3 anni fa, C'è oltre 3 anni tutto il fa. tema poi successivo da discutere e in questi 2 anni della manutenzione e della gestione i cui costi non erano stati né preventivati né si sapeva. Il MOSE Mi scusi, diventa. Aspetti, aspetti. ma di chi è la responsabilità che i Aspetti. costi non fossero No, stati no, 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 no. preventivati? Alla fine No, tu per devi capire. decidere, o continui a discutere o decidi che un'opera che era realizzata all'87% e che tutti ritenevano, quelli di una parte, Sì. fondamentale per salvare Venezia, ripeto, cosa serviva? Si alzano ste paratie, così la Sì. semplifichiamo, in un accordo con tutto il movimento ambientalista, perché lì è solo quando le fai alzare ste paratie, Sì. si è deciso che per il problema del ricambio dell'acqua della laguna, eccetera, eccetera, queste paratie devono alzarsi a 110 centimetri di alta marea. Sì. Vuol dire che in questa situazione, con il MOSE funzionante, siccome l'alta marea era 180 centimetri, Venezia non sarebbe stata invasa dall'acqua alta. Si decide appunto di accelerare il governo di allora, prima Letta e poi Renzi, decide di accelerare la realizzazione di quest'opera, mette tutti i soldi, succede poi quello che il fatto ricorda, lo scandalo Mazzette, Tangenti, eccetera. Viene commissariato il consorzio, Sì. quindi fine 2014, viene commissariato il consorzio Venezia Nuova, Cantone, Autorità per la Corruzione, eccetera, e da lì parte, da quel momento, parte l'ennesima storia italiana. Ci sono due modelli di intervento a fronte di Mazzette sulle grandi opere, perché sono in contemporanea, il MOSE e contemporaneamente, ve lo ricordate, Expo Milano. Come no? In una si decide di seguire una strada perché l'Expo si doveva svolgere, le indagini vanno avanti della Procura, in accordo con la Procura, con l'autorità anticorruzione, lo dico per il nostro Sì. governo, e con Expo, la società, adesso si decide di commissariare, ma di far andare avanti i lavori, anche utilizzando le stesse aziende, grandi aziende commissariate e controllate, che dovevano realizzare i lavori, la famosa piastra di Expo. Nell'altra si segue tutta un'altra strada. Perché? Perché le No, discussioni, perché consorzio, non DOC, che Venezia l'autorità, le non sia a opere, sì, rischio io non continuo. voglio dire, solo, sapete in 5 anni, tre commissari nominati, che poi litigano tra di loro, che litigano con il provveditore alle opere pubbliche, che diventano due, che prendono 3,5 milioni di Milioni. euro, sono costati questi tre commissari in 5 anni. Aspetta, No, aspetta, aspetta. ma perché io ieri No, mi ha sono fatto arrabbiato bene. tantissimo. No, Aspetti, credo aspetti, tutti. mi faccia finire perché la storia non è Sì. finita. In 5 anni, con i soldi a disposizione, lo stato di avanzamento lavori è passato dall'87% al 95%. In Siamo verità, la ministra De Micheli oggi ha detto, io l'ho segnato glielo dico, siamo al 93%, sì, perfetto, ancora meno, stamattina l'ha dichiarato. 93%. Quindi in 5 anni, con a disposizione i soldi, con a disposizione tutti i poteri commissariali, eccetera, quell'opera va avanti del Però c'è da 5%. nominare ancora il Sì, ma che cosa supercommissario. succede? Che vengono mandate via le grandi imprese, tra l'altro mallevandole dalle Sì. responsabilità e anche dalla manutenzione. Si fanno tutte le gare di appalto con la massima trasparenza alle piccole imprese. È la tipica storia italiana di burocrazia che oggi ci fa piangere. Perché? Perché sul MOSE, come sull'alta velocità, eccetera, non c'è solo il problema, tra virgolette, della corruzione, che se uno ha preso le tangenti viene messo in galera e deve Sì. scontare. C'è tutta la discussione da sempre in Italia, è utile o non è utile? Allora aspettate, E De per Merli cui le ha alla fine, a dato. furia di dire è È utile o non è stato utile, molto utile ho questo finito. quadro Il risultato generale. è che Venezia è sotto l'acqua. Allora, Basta. io voglio sapere da.